Marino, come giudichi i primi 7 turni del tuo campionato? Che ne hai giocati 6 individualmente, dici? Individualmente. Come ti stai vedendo? È stato un crescere. Eh? È stato un crescere. Un crescere? Sì. Che all'inizio mi sono fatto. Vabbè. Nella partita col Perugia mi sono fatto un po' travolgere dalle emozioni, diciamola così. Sì, ho fatto un errore da ragazzino. Sono ancora un ragazzino, però. No, però penso che sia stato comunque sempre più positivo da parte. Salve, mister. Senti, facendo una frase. Attenzione. Sì, sì, sì. Scusi. No, vai. Facendo un raffronto, perché tu sei l'unico che vuole fare la questa analisi, no? Mi pare che quest'anno ha segnato 7 gol. Ok. L'anno scorso ne ha fatti 6. Nelle stesse 7 giornate aveva fatto 6 gol. Quindi siamo andati meglio. E tutti invocavamo Caputo, adesso Caputo c'è. Secondo te quali sono le problematiche di oggi? Sono diverse di quelle di ieri? Che tipo di problematiche ci sono? Meglio di te, vedi, problematiche, secondo me problematiche poco l'anno scorso e quest'anno. Sì, cioè effettivamente se vogliamo paragonare un po' l'anno scorso più o meno, cioè siamo lì, cioè nel senso è stato un inizio anche l'anno scorso non, diciamo, non felicissimo. Vabbè, anche quest'anno così, però penso che appunto ci manca quel passo, perché arriviamo, cioè ci arriviamo davanti alla porta. Il problema è proprio tipo facciamo 30 e non facciamo 31. Però è una cosa che possiamo comunque lavorarci sopra e lavorarci in settimana. Sicuramente miglioreremo, perché secondo me questa squadra può dare sicuramente di più. E questo penso che verrà col tempo, sicuramente di tempo non ce n'è moltissimo, cioè già domenica col Catania sicuramente dovremo fare una partita molto, molto più diversa rispetto all'ultima e cercare di finalizzare quando dobbiamo finalizzare, cioè arrivare più decisi, più convinti sotto porta. Uno dei difetti del Bari, ma non di quest'anno, da diverso tempo, è che non ha mai avuto tiratori dalla media distanza, vero o no? Cioè, tranne tu che hai fatto qualche gol da lontano, no, che infatti ne ha fatti un paio. Molte squadre hanno giocatori che tirano dalla media distanza. Diciamo che noi vogliamo portare la palla in porta direttamente. Vogliamo portare la palla in porta. Questo fatto sì, è vero. Lui ci ha provato all'ultimo minuto, sì, a rifare a Vicenza, Vicenza. E poi c'è stato il gol di Donati che è venuto un attimo da fuori area. Sì, non da fuori area. Anche a Lanciano ci ha provato. Sì, magari abbiamo più. Sì, magari essendo più giocatori. Più forti magari nello stretto, nel breve, cerchiamo più magari il puntare l'uomo, saltare l'uomo e calciare direttamente in porta dall'area. Però penso che non sia questo, diciamo, il problema. Comunque dopo ci proviamo, come detto prima, però arriviamo lì e di gol ne facciamo pochi. Vabbè, è una cosa che possiamo comunque lavorarci, che sicuramente dopo. Avremmo fatto. Marino, parti dai 6 gol l'anno scorso, ne hai fatti 6 l'anno scorso. 5. 5. L'anno prima ne hai fatti 4. Stanno 6? Speriamo. Ma sei a 0 la sensazione? Sono a 0, ho già una traversa. Un paio di miracoli. Dai, forse ne hai mangiato un attimo. Non lo so, l'anno scorso avevi fatto la 7 già. So che non mi ricordo, sono sincero. Forse neanche lo 0. Forse neanche una la sei. Mi dà fastidio comunque questo qua di essere ancora a secco, sì, no, quello sì, mi dà fastidio. Quello, vabbè, senza dubbio. Perché tipo come la traversa Lanciano, la parata di Vicenza del portiere, che tra l'altro detto da lui non l'aveva neanche vista, mi fa. Cioè io mi sono buttato e se l'è trovato sulle mani. Il tiro alto.
però beh, il calcio è anche questo, alla fine giochiamo 11 contro 11, quindi ci sta anche che il portiere faccia il suo lavoro, è giusto così. No, spero, anzi, ma sicuramente il gol arriverà, cioè ne sono convinto. Anche quest'anno parte da giocatore tutto fare, ho fatto già diversi ruoli, è una figura che ti piace, è un'identità che ti piace? Sì, cioè un'identità che mi piace, no, sono felice che sicuramente i mister vedono in me quel giocatore che può essere disponibile in più zone del campo, questo sicuramente mi rende orgoglioso. Sì, vabbè, quello è normale, che magari uno è predisposto di più in un tipo di ruolo, però se, come ho sempre fatto, se c'è da fare anche il terzino, non so, la punta alta. Come? A chi vive il terzino, che so. Vabbè, che non è il mio ruolo, però mi posso adattare. No, vabbè, il mister penso che lo sappia, non lo so. Lo vedo. Però vabbè, io mi posso adattare come... Ah, quello non lo so, cioè perché... Vabbè, manca Savelli, ma comunque non penso. No, a parte gli scherzi, dopo come ho sempre fatto, come ho sempre detto, non c'è nessun tipo di problema. Cioè, se mi dice di fare il terzino, di fare la prima punta, lo faccio. Cerco di dare il massimo e basta. Marino, come inquadrare la sfida di domenico? Effettivamente si affrontano due protagoniste, però in difficoltà, magari il Catania è anche più di buono. Sì, una partita, vabbè, una partita dura sicuramente, perché loro non vengono da un periodo molto felice, sicuramente vorranno ripartire da questa partita, cercare di far bene contro di noi, che siamo appunto anche una delle squadre che magari può puntare ad arrivare là davanti. Sicuramente cercheranno di vincere, ma anche noi comunque andiamo a Catania per vincere, perché secondo me una cosa che ci serve anche adesso è quel passo qua, magari trovare una vittoria che ti dà lo slancio per proseguire. Altre domande? Sì. Marino, avete da 3 settimane, 2 settimane e mezzo un po' si è ritrovato questo tridente, l'alimento, no? Lo metti sciatore dei peli, un po' la maggior parte di quelli che seguono il Bari sono aggrappati a questa idea perché sono convinti che avete fatto bene l'anno scorso, anche se poi Antonio diceva che non è che avete giocato dall'inizio 8 volte insieme, però è la statistica, no? Però dico, a questo tridente è legata l'immagine del Bari che volava in qualche modo, no? Quest'anno vi siete ritrovati magicamente come l'anno scorso insieme, o c'è qualcosa che vi impedisce di volare come l'anno scorso? Parlo della funzionalità dei tre a centrocampo. C'è la stessa cosa, sono passati 3 mesi, è la stessa cosa, è cambiato qualche cosa? No, beh, penso che sia comunque c'è sempre qualcosa di nuovo, cioè, dal mio punto di vista. Cioè, come diciamo ogni settimana, sempre ogni volta dopo la partita, diciamo che quella là ormai l'archiviamo. Anche il discorso, tra virgolette, l'anno scorso l'abbiamo archiviato. Comunque quest'anno è un anno nuovo e sicuramente... Ti faccio la domanda, non era questa la domanda. La domanda era, voi tre... che avete fatto bene l'anno scorso, quest'anno, sì, quest'anno è diverso, però vediamo che forse certe cose non funzionano allo stesso modo, perché dovete riprendere ad abituarvi a giocare insieme, o per una questione anche di forma dei tre, perché non è detto che voi state sempre bene tutti e tre, siete sempre al top tutti e tre. Oh, beh, quello sicuramente, non penso che se stavo al top tutte le partite... Ero una macchina. Non è lo stesso sistema, perché le 8 partite che loro hanno fatto insieme non le hanno fatte tutte le ultime 8, loro le hanno fatte così, perché allora l'anno scorso partivano con De Falco centrale,
Sì, avevano cambiato spesso, pure l'anno scorso, ma all'inizio del campionato avevano cambiato. Sembrava il centrocampo più affidabile, perché non è le otto partite di fila. No, avevano cambiato anche all'inizio dell'anno scorso, avevano cambiato una raffica di moduli, avevano provato di tutto. Io mi ricordo che l'anno scorso avevano cambiato pure tipo sette giocatori, otto giocatori da una partita all'altra. Poi a un certo punto arrivò Del Vecchio, che fece parecchie partite. Sì, poi Del Vecchio, poi a Fossati, poi Fossati avanti, poi Fossati indietro. Insomma. Lui ha cambiato, è andato spesso a fare l'esterno sinistro. Ma mi e Fossati insieme anche. Sì, vabbè, sicuramente c'è da lavorare anche sul punto di vista del... Accostamento, questa è la risposta, è improponibile un accostamento con il tridente. No. Penso, vabbè, comunque siamo ancora noi, però sia un'altra cosa, quello senza dubbio. Marino, volevo chiederti una cosa. Noi ci siamo già passati l'anno scorso, no? Almeno quelli della vecchia guardia, l'avete già vissuto questo momento, più o meno, l'ha detto anche Antonio. Cioè, la situazione non è molto diversa da quella dello scorso anno. Quindi immagino che voi avete anche un modo... sapete che può cambiare, ma i nuovi arrivati come stanno vivendo questo momento? Perché si è aperto un po' di nervosismo almeno dall'esterno, quello che vedo io un po', come se non si è sereni ecco al primo. No, volevo sapere voi cosa state facendo per mettergli la serenità veramente finita. Cioè, secondo me è una cosa che comunque che non manca è quello, fortunatamente, cioè che è la cosa che anzi deve essere prima di tutto, cioè restare sereni e continuare a lavorare, a giocare, a lavorare per non finire. No, continuare comunque a seguire un certo tipo di percorso, perché comunque dall'inizio del ritiro abbiamo in mente un tipo di discorso, un tipo di percorso da seguire, e dobbiamo continuare a stare su quello, stare sul pezzo e cercare di continuare a puntare lì senza farsi prendere dalle sconfitte o da, non so, da quello che si possono dire fuori la gente, da tutto, cercare comunque di restare noi, cioè come squadra, e di portare questa cosa fino alla fine. Cioè, l'obiettivo alla fine è quello, senza farsi travolgere da tutto, perché alla fine una sconfitta ci sta, una partita magari non al 100% ci può stare. La cosa che non ci deve mai stare è quello, perdere la serenità e la fiducia che abbiamo in noi stessi. Se no... Cioè, c'è pericolo che la responsabilità di un obiettivo importante... O quello penso di no, perché se no uno non accetterebbe neanche di venire qui. Cioè, almeno da parte mia, penso che comunque chi è venuto qui, cioè, sa quello che vogliamo, quindi, cioè, comunque è una sfida che accetta dall'inizio. Penso che accettando una sfida del genere capisca anche eventuali ostacoli che ci possono essere e prenderli nel miglior modo possibile.